Buonasera, benvenuti. È l'ultimo incontro pomeridiano prima della chiusura delle 21 di Borgo Libri. Abbiamo il piacere di avere con noi Piero Brate, giornalista, scrittore. Lo ricordiamo nella cronaca della Stampa di Torino per 20 anni. Ha scritto un libro meraviglioso, Piemonte da gustare, che è un libro che ci indica, per i buongustai e quindi anche per me stesso, indica i luoghi dove possiamo assaggiare dei prodotti tradizionali alimentari, ma non solo, indica anche circa 150 sagre dove poter conoscere questi prodotti. La copertina è stata realizzata da Tiziana Cascio, che è torinese, grande disegnatrice e artista, e modera l'incontro, un amico, mi permetto di dirlo, e grande scrittore piemontese, Massimo Centini. Io direi che lascerei a Massimo condurre la presentazione del libro a Borgo Libri. Grazie. Grazie a voi. Allora, buonasera. Io sono qui naturalmente in veste ufficiale, ma soprattutto perché sono amico di Ennio, certo, ma di Piero credo ormai da più di circa mezzo secolo, insomma, più o meno, trucca branca. Ecco, e io sono un totale inesperto di alimentazione, di cibo, gastronomia, quindi non aspettatevi da me, come dire, riflessioni di alto livello, ci penserà poi Piero. Però questo libro è un libro che, diciamo, si incunea un po' nella mia, quella che è la mia professione, insegno antropologia. E quindi è un libro che è antropologico, no? Nel senso che mangiare è uno dei temi fondamentali, no? Del nostro essere specie prediletta sulla Terra. No? Mangiare è un modo per comunicare, mangiare è un modo per dare informazione, per relazionarsi con l'alterità. Voi pensate ai bambini a scuola, i bambini, diciamo, delle materne, delle elementari, quando fanno delle feste, che cosa fanno? Ognuno porta, in una scuola multietnica, ognuno porta un piatto specifico della sua cultura, no? Quasi per dire, è un primo contatto. Quindi è un tema di grande spessore, di grande, come dire, intersezione di elementi culturali diversi, che non sono solo il mangiare, perché ci piace mangiare, perché ahimè, è comunque un vizio capitale, la gola, non dimentichiamolo mai questo. E ci dà degli elementi importanti che sono anche legati alla tradizione. La tradizione è un tema che mai come in questi tempi viene portato alla ribalta, perché in qualche modo difende un'identità. Spesso noi ci aggrappiamo alla tradizione come elemento identificativo del nostro essere, della nostra cultura, della nostra tradizione, appunto, eccetera. In realtà ognuno difende la sua tradizione perché c'è un pezzo di passato, no? Io, leggendo il libro di Piero, ti viene in mente delle cose che faceva tua nonna, per esempio, o mia mamma. Quindi fate in quel modo lì, chiamate in quel modo lì, no? Il friciolino. Se vai in un ristorante, anche a Torino, prendi il friciolino. Pensate quanti altri temi, no? Mi vengono in mente i bassois, fatti con la cosa di maiale, eccetera. E via di questo passo. Quindi c'è dietro tutto un background di conoscenza, di cultura, ed è questo, io credo, l'importanza di questo libro, che non è un libro di ricette, o quantomeno la ricetta si può in qualche modo per osmosi, no? Creare, però è un modo per dire come una volta si mangiava e come si mangia ancora adesso, legati alle tradizioni di una volta, le tradizioni che poi si aprono a 360 gradi e quindi si guarda a come si conservava, per esempio, un prodotto, che un cibo, un piatto diventava figlio di quel tipo di conservazione. Oggi, sapete, siamo avvantaggiati, no? Io lo dico spesso ai miei studenti, se volete sapere quanto siete ricchi, andate a casa, aprite il frigorifero e guardateci dentro. E lì vi rendete immediatamente conto di quanto stiamo bene, no?
per modo di dire, perché se poi pensiamo ai conservanti che c'è dentro quella roba lì, eccetera, forse così bene non stiamo. Però resta il fatto che abbiamo possibilità di mangiare cose fuori stagione, cose che arrivano dall'altra parte del mondo congelate, eccetera. Pensate una volta quando, per parlare delle nostre parti, i più fortunati in quota avevano le giassere, no? Questi posti scavati vicino a casa, sfruttando una balma o altro, dove si metteva la neve e si conservavano le cose, se no. Oppure le cose seccate, no? Essiccate, pensate, la polenta con il merluzzo, il baccalà, o chiamo stoccafisso, chiamatelo, che stoccafisso deriva dal tedesco, pesce di bastone, il bastone di pesce, pensate, vi dà proprio l'idea, no? Di questa cosa. Quindi c'è tutta questa serie di cose nel libro di Piero, che per questo io credo sia particolarmente affascinante e interessante. E potete leggerlo, non sale né colesterolo né glicemia né trigliceridi a leggerlo, quindi non c'è assolutamente questo pericolo, perché a volte vedo, leggo il menù in un ristorante, so già che mi va su la glicemia solo a leggerlo, però lo so già, no? In questo caso non è così. Ecco, quindi mangiare non solo per fame, non solo per piacere, perché qui parliamo anche di mangiare per piacere, è evidente, per questo era un vizio, no? Però è un modo anche per elaborare la nostra cultura, forse per conservarla. Quindi questo è un libro di conservazione della cultura, che ha un suo taglio, una sua linea, che è quella dell'alimentazione. Certo, poi ci sono vari modi per conservare la cultura, da quella oraria a quella materiale. Questo è un ambito della cultura materiale importantissimo. Importantissimo, trattato bene, lui ha fatto il giornalista per tutta la vita, quindi sa scrivere molto bene, sa farsi leggere bene. E a questo punto io credo di aver già detto fin troppo, perché mi guardano, comunque la gente guarda l'orologio, quando guarda l'orologio vuol dire da giornata. Come? Io voglio andare a cena. No, dopo questa chiacchierata ci è passata la fame. Andiamo avanti, quindi facciamo parlare magari Piero, che ci introduce un po', che ci racconta magari come è nata l'idea di questa carrellata enogastronomica, ma io direi anche etnografica, proprio per tutte queste relazioni con i sistemi di conservazione, il mercato, i rapporti, il raccogliere le cose, no? Pensate, la stagionalità, ecco, quindi è veramente un patrimonio culturale di grande interesse. Allora tu prova a raccontarci un po' come è nata questa idea. Ma l'idea, diciamo, allora partiamo dal... devo accendere... prova, sì. Partiamo dal fatto che io... sono una buona forchetta, amo tantissimo mangiare, ma amo allo stesso tempo tantissimo scoprire nuovi piatti, nuove usanze, nuovi costumi, nuovi modi di approcciare alla tavola, ovviamente non solo a quella, però in questo libro ho cercato un approccio alla tavola in tutto il Piemonte. Cosa ho fatto? Negli ultimi 10 anni ho peregrinato abbastanza in quasi tutte le province, anzi in tutte le province del Piemonte, alla scoperta di prodotti tipici, locali, che avessero un certo peso nel senso della tradizione, che fossero legati alla tradizione di quel luogo. E così è nata l'idea poi di mettere assieme tutto questo materiale e farne un libro. Tra l'altro mi ero guardato intorno e ho notato nel mare infinito delle pubblicazioni dedicate alla cucina piemontese che ne mancava proprio una di questo tipo, una che scandagliasse il territorio e andasse poi alla ricerca di prodotti tipici di quel territorio. Per prodotti tipici intendo i prodotti della terra, quindi frutta e verdura, i derivati dal latte, dalle carni, quindi formaggi, insaccati, eccetera, e poi i piatti tipici della tradizione, che vanno dagli antipasti
ai dolci, passando per i primi, i secondi, gli intingoli, perché anche gli intingoli sono molto importanti, e di conseguenza dare un panorama completo di quello che è la cucina piemontese. Come diceva, come aveva già preannunciato prima Massimo, cucina che, come ho assaggiato soprattutto, sono andato in tutti i ristoranti di tutte le province, di tutti i paesi, eccetera, no, ho sfruttato soprattutto le sagre paesane, ne ho frequentate 150 per la precisione di sagre paesane, e in queste sagre paesane ho avuto modo di approcciare alla cucina del luogo. Talvolta queste sagre paesane, ne parlavo prima, esiste poi la sagra che le raccoglie tutte, no? Ad esempio ad Asti tutti gli anni, tutte le proloco, c'è una sagra che raccoglie 90 proloco circa, e si possono assaggiare i piatti tipici di 90 proloco, quindi di 90 comunità diverse. E questo peregrinare alla fine ha avuto come risultato questo libro che ho voluto intitolare Piemonte da gustare, perché il Piemonte è in realtà una delle regioni italiane dove si possono gustare tantissimi prodotti. Se pensate che il Piemonte è il quarto in assoluto per presenza di PAT. I PAT sono prodotti agroalimentari tradizionali. È un marchio che viene stabilito dal Ministero attraverso le varie regioni, cioè le regioni identificano prodotti agroalimentari tradizionali che devono ovviamente soddisfare determinati requisiti, cioè essere prodotti con cose del territorio, prese in loco, non li si può far arrivare dalla Francia o dalla Germania, devono rispettare una certa tradizionalità nella loro produzione, quindi ne ha 300 al momento 342 di questi PAT che comprendono ovviamente, oltre ai prodotti della terra, le carni, gli insaccati, le carni, i formaggi, anche piatti della tradizione. Ci sono dei piatti della tradizione, in particolare tantissimi dolci che rientrano tra i PAT. Poi ovviamente ho inserito tutti quei prodotti tipici che hanno dei marchi che sono ancora più importanti del PAT, che sono quindi i DOP, che hanno una valenza internazionale, europea, così come le IGP, e per quanto riguarda i vini, le DOCG, i DOC ovviamente, e poi sono andato a scandagliare paese per paese anche quei prodotti che hanno solo un piccolo marchio comunale, quindi hanno un riconoscimento solo in loco, in quel posto, però sono alla fine tra i più tradizionali in assoluto, perché i comuni hanno istituito, cioè il governo anni fa istituì questo nuovo marchio che si chiama DECO, denominazione comunale, dando facoltà ai comuni di poter fare rientrare all'interno di questo elenco, ogni comune gestisce il suo, prodotti tipici, non solo prodotti tipici legati all'enogastronomia, anche ai lavori, i lavori che si fanno, tessitura, cucitura, lavori del legno, eccetera. Quindi in questi DECO rientra proprio la tradizione di quel paese per quanto riguarda la creatività. E andare alla ricerca dei DECO è quello che mi ha impegnato maggiormente, perché se noi utilizziamo internet, è ovvio che tutti i PAT del Piemonte li troviamo, perché i PAT sono di un riconoscimento regionale. Se noi andiamo sul sito della regione, ovviamente c'è un elenco completo di tutti questi PAT con una descrizione per ognuno di questi prodotti, e ovviamente diventa facile trovare i PAT, ma i DECO no, perché ogni comune ha i suoi, quindi bisogna andare, in Piemonte sono 1206 ai comuni, intendiamoci, quindi bisogna andare a scandagliarli tutti. Io ho tagliato la testa al toro, non ho usato internet, sono andato in loco, e andando in loco li ho trovati tutti comunque questi prodotti. Io direi che per quanto riguarda questa domanda io ho finito. Volevo passare invece la parola un attimo, poi la riprendo semmai, a Tiziana Cascio, che è l'autrice del
delle illustrazioni della copertina e di una 9 illustrazioni interne per avere un suo parere di questo mio libro e di come ci ha lavorato sopra per fare queste illustrazioni. Allora, io devo dire che ho una passione particolare per le nature morte e quindi nulla meglio della lettura, anche se un po' veloce, di questo libro per creare delle piccole nature morte che aiutassero, dessero un qualcosa in più a questo delizioso percorso gastronomico, enogastronomico piemontese. Provincia per provincia, quindi ci sono ho ricreato delle tavole apparecchiate, più rustiche o meno rustiche, dove ho composto questi cibi, soprattutto quelli che, secondo me, dal punto di vista visivo, potevano trasmettere un qualcosa di così che si poteva capire proprio alla prima occhiata. Per quello che riguarda la copertina, qui c'è uno scorcio naturalmente di eccellenze gastronomiche di Torino, ma questo era ovvio. Sullo sfondo naturalmente ho voluto mettere un emblema torinese che è la sagoma del monumento equestre a Emanuele Filiberto. In primo piano naturalmente la maschera di Torino che è Gianduia. Poi abbiamo uno dei prodotti più particolari che è il Bicerin. Chi è che non conosce il Bicerin? E c'è una bottiglia fatta proprio a mole. Il Puntemesse, i Grissini, che tra l'altro ho saputo che erano stati commissionati a un fornaio da Vittorio Amedeo II per il figlio che risultava un po' gracile e aveva una crescita piuttosto difficile, per invogliarlo a mangiare e rendergli la digestione più facile. Poi naturalmente il cioccolato, la cioccolata con la panna, alcuni prodotti vegetali come i ravanelli, quelli lunghi, gli asparagi, le fragole, le ciliegie, e questa sarebbe la parte che riguarda il capoluogo piemontese. Poi all'interno ci sono, per ogni provincia, come dicevamo, altri prodotti in tavole che, oltre ai prodotti gastronomici, sono anche arricchite da una figura di un animaletto e che richiama comunque, ad esempio nell'astigiano abbiamo la lepre che richiama appunto uno dei piatti della cacciagione che vengono cucinati nei dintorni di Asti e così via. Spero di avere arricchito di un qualcosa in più di questo libretto, che è veramente molto molto eccezionale, ma soprattutto per me molto divertente, perché mentre disegnavo queste cose mi sono divertita. Io ti volevo ringraziare quindi, Tiziana, per questo lavoro eccezionale che hai fatto. Grazie. Grazie. Bene, allora procediamo. Come vedete, da una apparente cosa semplice che è il mangiare, che è nutrirsi, quanti aspetti vengono fuori, no? L'abbiamo già detto prima. Quindi il focus qual è? La tradizione, insomma, ci giriamo intorno, ma alla fine il focus è sempre quello lì. Ebbene, allora chiediamoci un momento, che cosa si intende per tradizione gastronomica piemontese? Cioè, questa
questa parola molto difficile da maneggiare, che è tradizione, come dicevamo prima, anche perché a volte entra in scontra, in collisione con il concetto di identità, eccetera. Ecco, se noi dovessimo dare una definizione a una persona che arriva da un altro mondo, anche da un paese lontano, no? Quindi molto lontano dalla nostra cultura, ecco, se tu dovessi dire la tradizione gastronomica piemontese è complessa. È una tradizione complessa perché solitamente noi pensiamo a una tradizione contadina, ma la cucina piemontese non è soltanto cucina contadina, è la fusione di tre diversi tipi di cucina: quella popolare e contadina, quella borghese e quella nobile. Tutte queste cucine si sono tra loro fuse, condizionandosi. Pensate alle donne che un tempo andavano a fare le faccende, donne di campagna, che un tempo andavano a fare le faccende in città. In città apprendevano i segreti della cucina borghese, che poi trasportavano in campagna, e viceversa le donne di campagna portavano la loro cucina contadina in città. La cucina borghese poi a sua volta era stata influenzata dalla cucina nobile. Tutte queste cucine in qualche modo si sono poi alla fine condizionate. La cucina piemontese indubbiamente, rispetto a molte altre cucine che troviamo in altre zone del mondo, anche in Italia, è strettamente legata alle stagioni, quindi è una cucina molto stagionale. Cioè, siamo a maggio, è il mese degli asparagi, la cucina prevede che si preparino asparagi. Io li mangio 2-3 volte la settimana, non vado a mangiarli surgelati a gennaio, febbraio o a novembre, l'asparago, così come non mangio le fragole a dicembre, a Natale, le mangio oggi a giugno, poi a luglio ancora, perché ce ne sono ancora fino a luglio. Idem per le ciliegie e altri frutti di stagione, ecco. Quindi è molto legata alla stagionalità. Purtroppo la cucina piemontese è stata anche condizionata da quello che è il mercato globale, che ci condiziona in tutto, e oggi le nostre massaie vediamo che preparano qualunque cosa in qualunque periodo dell'anno, ma questo è sbagliato e non fa comunque parte della tradizione. Diciamo che dall'unione di questi mondi così diversi di cui vi ho parlato prima sono nate delle preparazioni complesse. Quindi non abbiamo solo la miassa, per dire, che viene preparata con farina di grano turco, di mais e acqua, fine. No, ci sono delle preparazioni molto complesse. E queste tradizioni nel corso dei secoli sono state trasportate sino a noi da diversi manoscritti. Il Piemonte è una delle regioni che ha tra gli scritti più antichi legati alla cucina. A partire dal 500 esistono dei trattati di cucina. Ne abbiamo uno addirittura di un cuoco piemontese perfezionatosi a Parigi. Questo cuoco, che era andato alla corte, a Versailles, alla corte di Luigi, mi pare XIII, se non vado errato, e che si era perfezionato lì alla corte insieme ad altre decine di cuochi, eccetera, e aveva poi portato queste leccornie, queste prelibatezze, anche alla cucina nelle cucine dei Savoia. Le caratteristiche salienti della cucina piemontese sono l'utilizzo abbondante da sempre di burro e lardo, cosa che il dietologo di massimo sconsiglia vivamente, ovviamente. Però c'è una compensazione, perché la cucina piemontese è vero che è molto ricca di grassi, ma è anche molto ricca di verdure. È una delle cucine italiane più ricche di verdure, verdure soprattutto crude. Noi usiamo molto le verdure crude, facciamo un uso
enorme di cipolla ed aglio che hanno delle proprietà e vanno poi a compensare questo benedetto colesterolo che ti porti dietro con i grassi, no? E la cucina piemontese fa anche un largo uso di sanato, che sarebbe la carne di vitello di pochi mesi che è stata nutrita con solo latte, e viene fuori il sanato, il vitello sanato. E poi la scelta dei formaggi. Dicono che i francesi siano ricchi di tradizioni, no, casearie, cioè la Francia è il paese che ha più formaggi al mondo. No, il Piemonte da solo ne ha più di tutta la Francia insieme. Poi, se andiamo a mettere anche i formaggi di tutte le altre regioni, ne abbiamo 10 volte tanto, ok? Però i francesi si sanno vendere bene sui formaggi, si sanno vendere bene sui vini, riescono di una stele in un prato a costruirci intorno, ovviamente, ecco, e a far venire turisti da tutto il mondo. Noi purtroppo italiani non sappiamo valorizzare abbastanza le cose buone che facciamo. Un posto di rilievo nella cucina piemontese spetta al riso. Nel Vercellese, la bonifica delle terre paludose fatta dai monaci cistercensi alla fine del Medioevo portò alla coltivazione intensiva del riso. Noi abbiamo un riso che ci invidiano in tutto il mondo. Noi diciamo i cinesi, sì, ma noi abbiamo qualità di riso nelle risaie vercellesi e le risaie novaresi che sono uniche. Diciamo che la cucina piemontese è quindi una cucina complessa e completa al tempo stesso. Anche in fatto di dolci, nessun'altra regione ha un numero così elevato di dolci che rientrano tra i PAT regionali. Ve ne potrei citare, ogni paese ha i suoi. Siamo qui, siamo a Borgo Franco. I canestrelli di Borgo Franco sono conosciuti e noti dappertutto, non solo a Borgo Franco. E se andiamo a Ivrea, e che cosa ci compriamo a Ivrea? Ci compriamo una torta 900, che è il massimo che si può comprare, e più ci sono molti altri dolci, no, che possiamo prendere a Ivrea. Chi mi sa dire qualche dolce? La polenta di Ivrea, gli Epore Diese, ecco, altre due cose. Cioè, abbiamo tre dolci super, tre leccornie super in una cittadina, scusatemi, una città che però comunque non è una metropoli. Tre dolci tipici riconosciuti PAT, tutti e tre. Epore Diese, la polenta di Ivrea, che non c'entra niente con la polenta, è una polenta dolce, ma voi lo saprete meglio di me. E poi la torta 900, che è mitica, ok? Non solo per dirti, ecco. Bene, allora abbiamo capito che la tradizione non è una cosa, soprattutto in questo campo, così fissa, no? Quindi non c'è la tradizione, la cucina moderna, la separazione non è il muro di Berlino, una separazione porosa, no? C'è un interscambio da una all'altra. E questo è interessante proprio per questo taglio che dicevamo prima, vedete? Dalla campagna arrivano delle cose, dalla città delle altre, ne nascono altre. Io, mentre Piero parlava, pensavo ai ristoranti giapponesi. Sai, i ristoranti giapponesi che noi, quelli della nostra generazione, quantomeno fino a 8 anni fa, non immaginavamo, li vedevamo nei film, no? pensavamo fossero soltanto negli Stati Uniti. Ecco, e oggi pensate anche come è cambiato il tipo di approccio all'alimentazione. E come è cambiato anche il sistema di consumo, te lo fai portare a casa. Sa, ordiniamo un arrosto, ordiniamo una pizza, ordiniamo e ti arriva a casa con la motoretta, eccetera. Quindi anche tutto questo influisce culturalmente nel mangiare, nel farlo, nel conservarlo. Prima abbiamo fatto, io ho detto quella cosa del frigorifero, no? Frigorifero pieno, sì. La giassera. Come? La giassera, no, sì. Apri il frigorifero, una volta aprivi la giassera e era niente. Cade quel concetto lì, no? Quasi come se ci fosse sul piano dell'alimentazione la stessa cosa che c'è, visto che siamo in questo contesto, nei libri. Non prendi più il libro cartaceo, lo prendi in formato ebook, no? Lo prendi informatizzato, lo consulti sulla rete. Ecco, e anche questo un pochino nel cibo, un po', come dire, c'è
E poi abbiamo queste schizofrenie del tipo andiamo a mangiare qualcosa speciale della tradizione, tipo, che ne so, pasta e fagioli, che o la polenta, cioè con i piatti poveri che i nostri antenati consideravano piatti di tutti i giorni, li vai a mangiare in un posto dove ti fanno pagare una stancata, ti fregano, perché tu dici, ah, sei andato a mangiare questa cosa della tradizione, in effetti x anni fa era un piatto povero, no? Ecco. Sì. Che sono temi... Vai tranquillo. Interessanti che vanno al di là del mangiare in sé, no? del nutrirsi o del piacere del mangiare, e ci danno questo spunto di riflessione. E hai citato, visto che siamo in questa località, i dolci e porre di sì. La cucina cioè, la cucina di questa zona, vabbè, partiamo dalle cipolline di Ivrea che caramellate sono una cosa, una divinità, e poi io che amo i cavoli, quando vengo a Montalto con la T, purtroppo nel libro è venuto con la D e mi so, è un refuso mio, comunque Montalto con la T, Montalto d'Ora, sono venuto già diverse volte alla sagra che fanno tutti gli anni, io amo tantissimo la Verza. Tutto ciò che è brassicacea mi fa impazzire, quindi dai broccoli ai cavoletti alle verze. E quindi di specialità ce ne sono tantissime. Poi con ognuno di questi prodotti della terra si fanno dei piatti specifici. Oggi con Massimo siamo venuti su, soprattutto per assaggiare una cosa, la zuppa di aiuche. Ragazzi, quella siamo venuti apposta siamo venuti, che ci sono due, io secondo me due località qui in zona, Tavagnasco e Quincinetto, che sono i posti dove poi vanno a raccoglierle, eccetera. Adesso non è il periodo ancora della raccolta, però ovviamente io penso le surgelino e funzionano tutto l'anno, no? Penso a giugno che si incomincino a raccogliere. Ci sono già. E non vengono surgelati. Meno male. Non ho chiesto io, mi sono vergognato oggi. Detto, non è che sono surgelate, no. Poi ho preso anche un risotto ai funghi, ma quelli sicuramente erano surgelati. Cioè, quello sono sicuro al 100%. E ecco. La zuppa di aiuche è fantastica, è un'erba eccezionale, eppure è un piatto poverissimo, un piatto che le nostre nonne facevano. Nel mio paese, io sono del Cuneese, non c'erano le aiuche, ma mi ricordo che mia nonna faceva, oggi ti faccio la panada, che era poi la zuppa di aiuche senza le aiuche, soltanto ci metteva dell'uovo dentro, del formaggio e del pane raffermo. Cose che lei aveva in casa, il pane avanzato, le uova che aveva perché mia nonna aveva le galline e un po' di formaggio, era forse l'unica cosa che andava ad acquistare, ecco, perché il burro poi se lo faceva anche lei. E capite che questi piatti della tradizione sono quelli che noi dobbiamo continuare a tutelare. Io ho cercato in questo libro di raccoglierne un migliaio, ci sono un migliaio tra prodotti e piatti tipici della tradizione, perché è importante che noi li tramandiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, eccetera, perché questa tradizione rimanga. E a proposito di Epore Diese, cioè di Carnevale, che è il simbolo, no? E visto che la nostra amica Tiziana, lei fa la vignettista anche per il fischietto, non mi pare questo, no, no, il piffero, però fischietto. No, vabbè, è un lapsus freudiano. È un lapsus freudiano, perché il fischietto in realtà era una rivista satirica nel periodo di Cavour, nel periodo risorgimentale, c'era il fischietto. Siccome mi hai detto che questo piffero, è il piffero, è sempre satirico anche questo. Sì. E poi è un emblema del Carnevale di Ivrea, il piffero. Ecco, insomma. Allora, io anche lì sul Carnevale, eccetera, mi sono andato un po' a documentare. No? Su quello che si mangia soprattutto durante il Carnevale, no? Che le varie confraternite eccetera preparano per il Carnevale, e quello che mi ha stupito è la quantità di le cornie di prodotto che si preparano. Ad esempio, per fare la polenta e merluzzo, vengono
vengono acquistati 900 kg di merluzzo e 1700 kg di farina di mais. Ragazzi, stiamo parlando di 1,7 tonnellate quasi. E quintali di cipolle. E quintali di cipolle, sì, beh, ovvio. E ci va la cipolla siula. E quelli che le devono pulire, che piangono fino al carnevale dopo. No? Cioè, spero. Se le cipolle, in queste cantine le, sì, poi queste le cipolle sono quelle bianche, perché le bianche magari fanno lacrimare un po' meno, di sì. No, sono quelle gialle, sono quelle gialle, quelle dorate che fanno, sì, fanno lacrimare parecchio, ecco, ma c'è anche stato. I fagioli grassi, io non, sì, so la, sì, quantità, ma arrivano quantità, perché poi qui, sì, sì, in ogni rione, anche i fagioli ne arrivano in ogni quintali, rione, in ogni quintali zona c'è, ovvio, ovvio, la fagiolata, la fagiolata, certo, certo. E quindi arrivano delle quantità disumane, ma quello che mi ha proprio impressionato è il merluzzo, perché, sì, un tempo esatto, un tempo il merluzzo costava poco, ma oggi costa quasi come l'oro acquistare il merluzzo, e di conseguenza vedere, infatti, 900 kg di merluzzo. Non so se l'ultimo anno del Covid, quando non è stato possibile, sì, fare il carnevale di Ivrea, erano preoccupati perché non si sapeva se sì o se no, ma erano anche preoccupati perché avrebbero dovuto ordinare non so che quantità di merluzzi, ma questa cosa era una cosa che andava fatta in tempo. E lo stesso per le arance che servivano, vabbè, quelle, per il tiro, quelle ne, cioè, servono, sono tutte cose con delle quantità, quantità disumane, cioè stratosferiche. Sempre in quanto a piante, prima parlavamo della yucca, di piante spontanee, qui nel canavese vengono utilizzate anche molti louvertin. Ecco, i louvertin che nel canavese sono più louvertin. Gli asparagi, quelli sottili. Gli asparagi sottili. Sì. Crescono un po' dovunque, in particolare nelle rive vicino ai vigneti. Quello che io adoro con i louvertin è la frittata. La frittata di louvertin. Ed è buono anche per insaporire il risotto, tra l'altro il louvertin, sì, non solo la frittata. E poi, in quanto invece ai formaggi, ce n'è uno dal gusto piccante, oltre al salignon, eccetera, che è sempre della zona, che è il Murtret. Lo conoscete voi il Murtret? Ecco, vedete che anche qui qualcosa da scoprire c'è. Da non confondere con il Murtaret, che è invece un formaggio biellese, che in tempi antichi veniva prodotto con materie prime e scarti di altri formaggi avanzati o non venduti per evitare sprechi. Poi i tomini. Ah beh, poi i tomini, vabbè, i tomini. Tomino però, il tomino è un po' di tutto il canavese, no? Sì, sì, tutto, il canavese, Chiaverano. Tutto il canavese ha il suo tomino, no? E che poi si prepara o piccante, rosso, oppure al verde, insomma, eccetera. Qui mi fanno... Sì, manca? No, sì. Ah, ok. Va bene. Altre cose da dire? Vabbè, dei canestrelli abbiamo parlato, direi che... Se c'è qualche domanda, posso, se no, chiudere, chiude Massimo. Chiude Massimo. Allora, intanto credo che, insomma, magari qualcuno è venuto a fare parlando di queste cose, no? Allora, considerate questo, che questo incontro piacevolissimo con voi segue una serie di anticipo, una serie di altri incontri, poi per presentare questo libro che è stato accolto anche poi dagli esperti, no? Con discreto e credo meritatissima attenzione. Adesso, se non ci sono domande, chiudiamo, e di là c'è il firmacopie per chi fosse interessato a vedere il libro firmato. Quindi, se non ci sono domande, possiamo andare di là a cantare in un altro cortile, come si suol dire, no? Dumac, a cantare in un altro cortile. A firmare le copie. Grazie dell'attenzione. Grazie.